nostro corner di Roma, stai bene? Intanto come stai? Bene. Sei contento di essere qua? Sì. Tanto vicino pure a casa, quindi... Un attimo, comodissimo. Esatto, la nostra casetta romana. Veloce e indolore. Esatto. Allora, volevo partire subito dal leggendario del tuo nuovo disco appena uscito, un po' a microfoni spenti ci dicevi. Ci sono tante citazioni, diciamo, di cultura pop da Bonnie, Olsen, passando anche per, no, Il Padrino. Allora, te lo chiedevo anche prima, ma quanto il cinema e le serie anche influenzano poi la tua scrittura? Beh, diciamo che sono una di quegli elementi che sono fondamentali comunque per poi quello che è tutto il mio, non so come dire, la mia collezione di esempi, di paragoni. Io penso che soprattutto in un genere come il rap, che si basa molto su anche similitudini, è importante avere, cioè più sia una vasta cultura generale, cinema, musica, arte, più si può spiegare meglio quello che si vuole dire tramite magari similitudini, esempi. Ti è mai successo di scrivere qualcosa dopo aver visto un film? No, non proprio, non è mai successo tipo che un film mi ispirasse una canzone, però magari mi è successo che ho visto un film e che giorni dopo ero in studio e magari una battuta del film mi veniva in mente, mi era rimasta e magari la trasformavo in una rima o più una, magari citavo un personaggio, ma non è che un film o una serie mi abbiano mai ispirato un pezzo, però... Ti lasci trasportare, sì, però, sì, dal punto di vista emotivo, perché sì, poi il cinema divide su questo, c'è chi si lascia trasportare tanto, troppo, chi resta un po' cinico anche nelle emozioni. Tu hai scritto anche un pezzo per Tutto chiede salvezza, ti volevo chiedere, intanto che esperienza è stata quella e se vi aspettavate che poi, diciamo, diventasse un fenomeno del genere. Poi. Beh, allora, io non mi aspettavo di scrivere un pezzo del genere, anche perché quando mio padre, che è il regista della serie, che è tratta da un libro di scritto che si chiama Incarelli, che è un po' la storia sua, quella narrata, mi chiese di scrivere una canzone per la serie, e un po' ero anche titubante perché dicevo comunque non è proprio tanto la roba mia, però poi in verità quando mi diede il copione, le cose da leggere per comunque perché per capire un po' di che si trattava, in verità mi sono anche più ritrovato di quello che pensavo. La sceneggiatura ti era piaciuta? Sì, 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 ma dico proprio che comunque mi sono anche ritrovato in alcune parti magari del protagonista in cui pensavo fossero completamente diversi, invece c'erano più similitudini di quello che pensavo, quindi non mi è venuto poi così difficile scrivere questo pezzo. Sono passati ora 10 anni dai primi passi della Dark Polo Gang. Tu, Arturo, sai bene quanto è cambiato? Bel sacco, proprio anche proprio per forza di cose col passare degli anni ci facciamo più vecchi, un po' più noiosi. Spero di essere maturato in certe cose, mi sento un po' più tranquillo, non sento di dirmi come sono cambiato, spero che lo sappiano dire gli altri anche ascoltando la mia musica, eccetera. E pensi tu che comunque ci sia? Si sente di sicuro. No, la mia musica è sempre abbastanza un'istantanea di quello che sto vivendo, quindi da lì si capisce abbastanza come sono. E tu poi, ne parlavamo anche un po' prima, hai fatto l'attore prima in Scialla, poi a fianco di Carpenzano in Tutto quello che vuoi, è un film bellissimo. Quanto ti sei divertito? Ti è piaciuta quell'esperienza? Cioè, la rifaresti? Sì, tantissimo, tantissimo. Mi sono divertito un sacco, è uno dei ricordi più belli che ho, lavorativi, oltre alla mia carriera. È stata davvero una bella esperienza. Mi piacerebbe rifarlo, ovviamente, se ci sono le condizioni, anche perché io non sono un attore, io rispetto un sacco il lavoro degli attori e di chi veramente ci si dedica. Io penso quella volta di essere riuscito anche nell'impresa, anche perché comunque era un ruolo che un po' mi calzava, ma non so se riuscirei a fare l'attore, per esempio. In generale su altri ruoli. A fare, che ne so, l'architetto, l'astronauta o lo scienziato, magari ecco il caratterista, le cose mie,
se serve un side baby, chiamate. Però dici l'esperienza sul set, perché poi è divisiva anche quella. Cioè, sì, è stata di sicuro stancante, anche stremante. Però io proprio ho soltanto bei ricordi, cioè, mi sono divertito un sacco. Poi noi vediamo il film in sala o in TV e ci scordiamo che tutto spesso si gira fino alle 3 di notte col freddo. Esatto, capito? Questa è una cosa che mi ha sempre affascinato. E, qual è secondo te il film che ha raccontato meglio il rap? Sia in Italia che forse anche in Europa. Non ce n'è ancora uno. Questa è un'idea. Proprio, sì. Potrebbe essere una notizia. Cioè se qualcuno se la sente di accollarsi questa responsabilità, perché per ora... diciamo tutte le cose che sono state fatte in Italia che sono fuori dal rap ma che parlano un po' di quel mondo sono quasi sempre un po' boomer, un po' cringe, un cioè po' esatto, cringe un beh, po' non, ancora non mi sento dire che c'è niente che si avvicina a rispecchiare quello che davvero è poi la scena, il movimento. Poi prima di passare a quelli che sono i giochi che facciamo spesso al corner, mi interessava molto, ne parlavamo prima, la tua esperienza con i live, cioè quanto ti diverti con i live, anche se diciamo... Io un sacco, perché è proprio il momento in cui vedi proprio in modo tangibile anche proprio la risposta del pubblico e di chi ti ascolta, e mi chiedevi se mi stancassi o mi agitassi, è proprio una cosa che per me è il momento più bello del mio lavoro. Cioè forse mi annoio nell'attesa, perché spesso sono tardi, cioè, magari alle 2 di tutto quello che viene prima in live magari... Mi annoio, sì, però quando arrivo sul palco e sto cantando e vedo tutti sotto questa canzone a memoria, è bellissimo. Col cinema ci può fare una similitudine, molti registi dicono tutta la fase, no, di promozione, poi è bello farlo vedere in sala. Vedere sì, è simile, ma non penso sia uguale. Non è lo stesso. No, beh, di sicuro durante la promozione di un film lì vedi proprio col tuo occhio come la gente reagisce, però non penso che sia un paragone proprio fattibile, perché un concerto è più una cosa proprio che dipende da tutti e due, cioè dal pubblico, da chi si crea quella sinergia che effettivamente... Deve esserci, perché sennò non spacca, non funziona. Magari un film può spaccare anche se il pubblico è un po' stronzo. Sì. Però sì, sicuro, sì, no, è vero. Cioè, la similitudine l'ho capita, perché comunque magari un regista si ritrova... Guarda negli occhi, ho parlato con i registi che si... intrufolano in alcune sale durante le prime. Mio padre lo fa. Esatto, si mettono le ultime file. Ma lui va pure proprio in sala dopo che è uscito il film. Esatto. Perché vuole vedere come quello si alza, si addormenta, si lamenta. Sì, e secondo me è la parte sana dell'arte che comunque rimarrà sempre nonostante le piattaforme. Tu che spettatore sei oggi? Qual è il tuo film, famosa domanda, il film del cuore? Quei bravi ragazzi. Il mio film preferito, penso. Che spettatore sono? Abbastanza esigente. Cioè io sono uno che se una cosa non mi prende via, troppo via, anche a volte in modo un po' ottuso, perché a volte mi perdo anche magari cose che potrei trarne qualcosa, ma se non mi piacciono troppo mi annoio. Dice una serie, se non ti piacciono i primi 20 minuti... Sì, esatto. La schippo senza magari manco sapere se poi mi sarebbe piaciuto. Forse questo secondo te è un problema del fatto che abbiamo troppe sì, cose. Sì, ha voglia. Una certo. Bulimia di... Certo, siamo, apri Netflix hai 800, copertine di film, uno è buono, 10 sono cagato, cioè, nel senso. Sì, prima c'era quella cosa, capito, sulla TV. Beh, generalista. Andai da Blockbuster, ti noleggiavi un film, il film di settimana te sceglievi quello, doveva essere quello bello. Te lo vedevi tutti i costi, esatto. Prima di riportarlo. Esatto. In chiusura ti volevo fare due giochi. Allora, il primo è, domani ti chiama un regista o una regista per chiederti di scrivere la colonna sonora del suo film. Chi vorresti che fosse? Ti avrei detto Scorsese per un gangster movie, ma in verità... Si può ancora... Tarantino, per un bel film pulp, bello violento, dove ci potrebbe stare la mia roba un po' gangster. Ancora si può fare, insomma. No? Certo. Si può, mai dire mai. Noi di Hot Corn proviamo ad arrivarci, non abbiamo dei rapporti diretti con loro, non è semplicissimo. L'altro gioco, mi riallaccio anche a una tua passione, tra l'altro. Sì? E racconta. Ho incontrato ero con mio padre a un evento del Presidente della Repubblica lì a, come si chiama, al palazzo, quello di Educazione sì, del cinema, non mi ricordo che cosa fosse, una premiazione, un inizio di un
di una rassegna, qualcosa, e c'erano vari ospiti internazionali. E com'è stato? Beh, l'ho incontrato proprio il volo, gli ho detto, ah, sono un grande fan, mi fa, ammazzo, sei un grande, sei grosso, sei un grosso fan. Ho detto, ah, bella, grande. Così? Sì, sì, abbiamo anche una foto. Ah, insomma, questa magari ce la mandi e la, la usiamo per... Se la ritrovo, sì, io Tarantino in giacca e cravatta. Bellissimo. So, ma quando, quanti anni fa? Ero piccolo, Quindi già tempo. Era un tuo idolo quando eri più... Beh, certo, da quando sei un bambino. Da quando sei proprio un bambino. Sì, sì. L'ultimo gioco, domani sera cena a casa tua, puoi invitare quattro persone, questa la facciamo da poco, da Giulio Cesare a Francesco Totti. Totti. Da subito, lo stavi dicendo prima che lo dicessi io. Totti, ci stavo già pensando a prendere esatto. A cena. Fammi pensare, chi vorrei a cena? Beh, un altro potrebbe essere Tarantino, che l'ha accoppiata con Totti. Totti Tarantino, una bella accoppiata, Totti Tarantino, Monica Bellucci e Maradona. Quindi due calciatori? Sì. Se no fammi non pensare Totti. E come mai Monica Bellucci? Perché è la donna più bella del mondo. Del mondo. Vorrei starci a cena. Ma no, rimango come... Questo quattro, molto bello, molto interessante. Un bel mix.